Abbiamo iniziato a studiare insieme la luce con tutte le sue caratteristiche, ma adesso la domanda è: quale obiettivo usare e quale tagli fotografici implementare nei nostri scatti? Ciao a tutti e bentornati. Nei precedenti video abbiamo studiato la luce, come regolarla, l'inverso del quadrato della distanza, eccetera. Ma una buona foto si fa anche col giusto obiettivo e anche decidendo il giusto taglio fotografico. La scelta della lente infatti è basilare per avere un buono scatto e possiamo dire che fa almeno il 50% della foto finale. Le prime cose che vengono in mente per quanto riguarda la qualità dell'obiettivo sono la sua nitidezza, la sua profondità, quindi il suo sfocato, ma anche la vignettatura, eccetera. Perché vi dico questo? Perché comunque in tutti i casi il costo dell'obiettivo rimane sempre un piccolo problema e quindi scegliere anche l'obiettivo giusto, ad esempio uno zoom con apertura fissa, potrebbe costare veramente moltissimo. Ma questo non è un corso su cosa sono gli obiettivi e quali sono i migliori dal punto di vista qualitativo. Andremo subito al punto cercando di capire qual è il migliore per le nostre foto di ritratto. Un primo concetto che potremmo prendere in considerazione è sicuramente l'ambiente dove stiamo scattando. Infatti uno studio piccolo potrebbe crearci qualche tipo di problema, soprattutto se vogliamo scattare con un teleobiettivo. In qualche precedente video infatti vi ho mostrato qual è il mio studio e quali sono le sue misure. Con una lunghezza di circa 7 metri io posso, ad esempio, scattare una figura intera con un 85 mm. Ovviamente in esterna tutti questi problemi non ci sono, potrete allontanarvi quanto vi pare. Ma adesso andiamo a vedere un piccolo schema che di solito uso per le mie lezioni di fotografie base con i miei allievi. Ho disegnato le varie lunghezze focali con colori diversi proprio per non confonderci. Qui è molto facile capire come ad esempio con un 14 mm l'angolo di ripresa è veramente molto ampio. Avremo la possibilità di prendere un campo molto largo e quindi prendere anche molti elementi sullo sfondo. Ma non sempre questo, come vedremo tra poco, è un vantaggio. Più aumentano i millimetri più si chiude l'angolo di visione, ad esempio con 24 mm abbiamo circa 84 gradi, con 50 mm circa 46, con 200 mm circa 12, eccetera. In linea di massima possiamo dire che il 50 mm viene considerato come l'obiettivo mediano. Questo perché l'angolo di visione sul quale si concentra la foto, quindi non il campo visivo generale, è molto simile a quello dell'occhio umano. Se andiamo sotto i 50 mm andiamo verso il grand'angolo. Se andiamo al di sopra del 50 mm ci stiamo spingendo verso i teleobiettivi. Con un teleobiettivo ovviamente l'angolo di visione è molto più ristretto e così anche lo sfondo è meno visibile. Ma allora la domanda sorge spontanea: in uno spazio piccolo è bene usare un grand'angolo? Purtroppo la risposta è no, perché se potessimo allargare semplicemente l'angolo di visione tutti i problemi sarebbero risolti. Più si va verso il grand'angolo più la distorsione diventa marcata, ma anche i piani tendono ad allontanarsi dandoci una sensazione di lontananza dallo sfondo stesso. Con un teleobiettivo invece le proporzioni sono più reali e anche i piani sono molto più vicini e schiacciati. Le proporzioni sono molto importanti nella fotografia di ritratto perché danno la sensazione di avere un soggetto in una forma molto più naturale. Ad esempio, se vogliamo fare una figura intera in uno spazio piccolo, potremmo provare ad usare il 50 mm, che comunque rimane una scelta un pochettino azzardata. Più vi avvicinerete con il grand'angolo, più le forme verranno allungate e la faccia, ad esempio, di un ritratto potrebbe venire totalmente innaturale. Un primo consiglio che potrei darvi, ad esempio, è di non spingervi mai troppo sotto i 70 mm. Ma rimane comunque un consiglio da prendere con le pinze, perché col tempo poi sarete voi a creare un vostro stile personale. Stile poi che si abbina anche al tipo di taglio e anche all'apertura del diaframma che vorrete impostare. Come abbiamo visto nei precedenti video, infatti, più è chiuso il diaframma, più avrete dettaglio. Ma è anche vero che aprendolo potreste avere un interessantissimo effetto sfocato sullo sfondo. E allora, come vedete, si torna alla scelta dell'obiettivo da acquistare, perché se ad esempio prendo uno zoom, la cosa migliore sarebbe prendere uno con luminosità fissa. Questo perché se ad esempio appunto vogliamo zoomare,
L'obiettivo tenderà a chiudere il diaframma e potrei avere più difficoltà nel caso in cui voglia ottenere uno sfondo sfocato. E tutto questo ci porta a parlare anche dei tagli fotografici che andremo ad utilizzare. I tagli principali che vengono utilizzati, cioè quelli più generici, sono ritratto, mezzo busto, mezzo piano, profilo americano e figura intera. Con un primo piano la ripresa sarà molto stretta e sarà concentrata solo sull'inizio e la fine del volto. Non sono comprese le spalle o parte del busto e l'intento di fare una fotografia di questo genere è mettere in risalto gli occhi, le labbra, il trucco e il viso appunto in generale della modella o il modello che state scattando. Con un mezzo busto invece ci allarghiamo leggermente e andiamo appena di sotto delle spalle, tagliando appunto per metà il busto. Qui avremo la possibilità già di vedere un pochettino di più lo sfondo, ma anche di cominciare a notare l'outfit della modella. In tutti i casi ci stiamo ancora concentrando sul viso, ad esempio sul tipo di trucco che potrebbe aver creato per noi la nostra makeup artist o sul tipo di acconciatura. Con il mezzo piano invece andiamo a prendere tutto il busto fino al punto vita per ottenere un risultato molto più dinamico. Le braccia si possono vedere totalmente e il nostro soggetto può assumere molte più pose di vario tipo. È un tipo di taglio molto utilizzato che ci dà molte varianti e si può anche iniziare a pensare a quello che potrebbe essere lo sfondo e quindi il tipo di illuminazione da implementare. Uno dei tagli più utilizzati in genere è il profilo americano. Si tratta di prendere tutto il soggetto fermandosi fino a poco prima delle ginocchia. In questo caso, come vedete, si può mettere in risalto moltissimo lo sfondo, oltre che il soggetto stesso ovviamente, cominciare a pensare a outfit completi e creare pose molto più dinamiche. Infine, la figura intera, molto usata soprattutto nel fashion perché dà la possibilità di far vedere tutto quello che sta indossando il nostro soggetto, stiamo catturando un'immagine che va dalla testa ai piedi. Le possibilità in questo caso sono infinite perché possiamo prendere in considerazione il soggetto con vari tagli di luce, lo sfondo con altrettanti tagli di luce, ma anche mettere scenografie oppure utilizzare, come in questo caso, uno sfondo neutro. Riassumendo, la scelta dell'obiettivo è molto legata a vari aspetti dal punto di vista fotografico. Stiamo parlando dello spazio a disposizione, del tipo di apertura che vogliamo e quindi di conseguenza anche al tipo di taglio fotografico che vogliamo ottenere. E voi quale obiettivo utilizzate per i vostri scatti? Scrivetemelo qua nei commenti così ne possiamo parlare insieme e fatemi anche eventuali domande se avete dei dubbi. Vi ricordo che per supportarmi e continuare con questo corso di fotografia di ritratto completamente gratuito basta iscrivervi al canale, condividere il video ma anche mettere un bel mi piace. Anche per questa volta è tutto, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!